La domanda è: qualcuno riuscirà a battere i Detroit Pistons sì oppure no? Benvenuti, bentrovati, bentornati. Terza giornata, no, ho lasciato la chat. Aspetta, se no non si vede una mazza con la chat. Eccola, dicevo terza giornata, gara 3 dei playoff del torneo dei sub E oggi si comincia a fare sul serio. Non che fino ad ora non si sia fatto sul serio, anzi, sono successe cose incredibili. Però oggi cominciano ad esserci squadre di un certo tipo, no? Anche da un punto di vista del palmarès. Abbiamo i Philadelphia 76ers di Matteo Zerrin. 010802 contro Lord Edder 91 e i suoi Detroit Pistons, che eh, signori eh, hanno già battuto Cleveland, hanno già battuto Sacramento, oggi vanno per il Tripit, pit. Considerando che Detroit l'anno scorso è riuscita, partendo dalle retrovie, comunque a arrivare in finale. Io non sto per niente tranquillo, vi dico la verità. Io non ci so ancora, c'è cioè più di un mese a quando arriverò io. Però, però, boh vedremo, vedremo nel frattempo sarà abbonato Visio show Uav, quarto mese lo saluto, lo ringrazio di cuore e direi direi, direi che vi posso cominciare anche già a far vedere le formazioni, tanto qui non è che c'è da fare più nulla con i file, allora ho sistemato le formazioni sulla base di quello che mi hanno detto Lord Edder e Matteo abbiamo il gruppo Telegram dedicato privato a parte con tutti i partecipanti, con tutti i partecipanti del playoff, ovviamente. Chancey Billups, 30 minuti, Rip Hamilton, Dennis Rodman, Big Ben Wallace e Bill Beer, il quintetto titolare per il gruppo... che, che cosa? Fa una Live Reaction al gruppo Telegram, parlando di Dufer. In che se? Che cosa ha fatto Rick? non ho no, no, visto non so niente di tutto questo va bene, mi, mi informerò eh, questo è comunque il quintetto dei Detroit Pistons sesto uomo Isaiah Thomas, 20 minuti settimo uomo Bob Lanier, 30 minuti e poi abbiamo Joe Dumers, Grant Hill, Andre Drummond e Dr. Jerry Stackhouse questi, gli undici dei Detroit Pistons scelti da Lord Edder Dall'altra parte, Matteo, che ha potuto vedere la formazione di Lord Edder e quindi magari anche eventualmente modularla sulla base di essa, non lo sappiamo. C'ha Allen Iverson, Al Greer, Dolph Chase da numero 3, Sven Schulze, Embiid da 4 contro Ben Wallace. Questo è l'accoppiamento forse più interessante, quello più curioso da vedere. Moses Malone, titolare, 35 minuti, e poi, secondo me, viene fuori il vero valore dei Sixers, che con la formazione che avevano fino ad ora. No, non era fatta veramente male. Qui invece abbiamo 30 minuti di Will Chamberlain, 25 di Dottore Ben Simmons a quota 20. Sono molto curioso di vedere Ben Simmons, che di solito in ogni gioco è stato fatto sempre spropositamente forte. E i a 10 minuti, quindi rotazione a 10 elementi, anzi 9 elementi. Eccola qua, Peppe 97. in frattempo si era abbonato. Decimo mese, lo saluto lo ringrazio, ha evocato Mefiondo il quale proprio oggi pochi minuti fa ha ottenuto la conferma con la Reier Venezia e quindi anche il prossimo anno vedremo Mefiondo qui in Italia io sapete sono enormemente contento di questa situazione no, non voglio visualizzare il roster ma voglio andare a mettere le squadre e si comincia quindi a approfinquarsi, allora qui si carica il roster caricato dall'utente, come sapete come sapete, bisogna non solo vedere la partita guarda, eh, ma sperare anche che non si rompa nessuno perché settimana scorsa è successo il bug dei bug e cioè il balivo Chris Webber ha rotto il gioco rompendosi lui stesso e si è bloccato tutto e non siamo riusciti più a fare niente. Eh, allora, Lord Edder Blue 1 2015. Allora, vediamo, vediamo 2001 2015 2001 2015. Eccola qui. Eh, ci abbiamo per caso Matteo in chat eh, per scegliere la maglia, se no la scelgo io, eh. Se non c'è nulla la scelgo io, intanto le scorriamo, diamo un'occhiata alla maglia di Filadelfo, eh questa a me mi garbicchia io se scelgo io si va con quella, con quella bianca di Iverson, però se c'è Matteo giustamente gli si fa scegliere lui, il titolare della squadra, capito che vuole, no? Però mi sembra che quest'altre poi sono anche più vecchie... Bah, patente brutta questa... E io non credo che ci siano altre maglie da poter scegliere aspetta e finisco il giro finisco il discorso secondo me questa secondo me questa è la meglio eh, non ho mai riso così tanto quando si è bloccata la partita ed ero in grossa difficoltà ma anche perché non ripartiva una mazza si è aspettato una vita io mi aspettavo che prima o dopo si sbloccasse succedessero cose e invece come sempre il cinese eh tra l'altro, ora voi, voi ci scherzate, ma è, è, è uscito l'annuncio di NBA 2K25 con Tatum in copertina. E non lo puoi comprare fisica, la copia fisica. Io ora ho tutta la libreria con tutti i giochi, con tutti i quasi gaming. E quest'anno la dovrò comprare digitale. Cioè io ho, detesto questa cosa. È una roba che è proprio boh. Non, non lo so, non lo so, non, non ho idea. Vabbè, comunque Matteo non si è visto, quindi io direi intanto di far partire la partita. Volevo chiedere una cosa su YouTube, non vedo i commenti in nessun canale, nella sezione community. Non posso votare nessun sondaggio del Quasi Gaming. Non ne ho la minima idea. Guarda un po' magari nelle impostazioni del tuo account di Google. Forse sarà lì che hai impostato qualche limitazione. Boh, non lo so. Vediamo se la chat anzi, ha qualche idea migliore della mia. Siamo pronti, siamo pronti, è partita la partita. Gara 3 del torneo dei sub dei playoff. No, io ancora non ho, non ho comprato il gioco, vi dico la verità. Ora aspettate, perché bisogna sistemare la visuale, la, la visuale, perché, chiaramente, nonostante tutti gli aggiornamenti, i giochi, 80 euro, eccetera, eccetera. Io ancora non ho comprato il gioco. Di solito mi fiondavo, però 70 digita. Cioè, di solito mi fiondavo perché avevo paura poi che finisse. Le scorte e che mi arrivasse non al day one, ma il digitale che senso ha? Cioè, io tipo lo comprerò il giorno prima. Cioè, che no, è brutto anche questo, io mi ricordo, errore di Chance Billups, che quando uscivano i, i giochi anni fa io andavo fuori dai GameStop che non potevi neanche fare i preordine, io andavo ai GameStop a, 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 la sera prima a cercare di tassellare i commessi di GameStop perché sapevo che a volte arrivava prima e c'era tutta quella fase molto... e ora non c'è più niente. Boh, non lo so. Comunque, Milan-Bide è stato stoppato, ha recuperato, è andato a schiacciare il 2-0 Detroit. C'era lo sconto, ma davvero? 10%? Vabbè, 10% sono... sono quanto? 7... vabbè, 7 euro. Insomma, butta lì via. 8 euro, butta lì via. Boh, ora ci riguardo per bene. Nel frattempo, Embide ha giocato il primo pick and roll e è andato a schiacciare i due pari su assist di Sven Schulz. Mi sembra una partita bella aggressiva fin da subito, sono molto curioso di vedere Detroit come se la caverà. Ancora Lime Beer, che chiaramente ha un vantaggio fisico contro Moses Malone e lo vuole sfruttare dal primo all'ultimo minuto. Virata, appoggio al tabellone, 4 punti Detroit Pistons, 4 punti Lime Beer. Dovrebbero far pagare meno nonostante considerato che non c'è il gioco fisico. Io sono estremamente d'accordo con Sette Gianni. Perché, scusa, eh, se mi costa 79,99 ora quando non mi danno fisicamente niente, e mi costava 79,99 prima quando mi davano fisicamente i cd, la scatola, il packaging e me lo venivano anche a portare a casa. C'è qualcosa che non torna, no? Mi, mi sbaglio, com come può costare allo stesso modo, però vabbè. Nel frattempo sono arrivati due anche di Moses Malone, e quindi siamo sul 4 pari quando ci stiamo avvicinando alla metà del primo quarto. Ancora chance Billups il blocco del verme, il tiro di Billups, l'errore, il rimbarzo di Sven Schulz per ora, situazione di totale e assoluta parità a quota 4. Schulze, Embiid, Greer, vediamo se si innesca anche di Answer, che per lui è stato molto silente. Schulz da tre punti. Sven eh, ma Sven Schulz è terribile. Eh? Attenzione a Sven Schulz in una situazione di partita secca. Tripla del 7-4. Nel frattempo si è abbonato. Pel di carota dei Walker. Lo saluto, lo ringrazio di cuore. 34 mese, dice i cinese. È in bolletta e tra poco lo saremo anche noi che continuiamo tutti l'anno a comprare il gioco ai cinese per 80 euro i sonati completamente in perché io non so se avete dato un'occhiata è praticamente lo stesso gioco con i roster aggiornati e più sudore anzi in realtà a questo giro non so se ci avete fatto caso finta di chance Billups e appoggio comodo del 6-7 eh, se ci avete fatto caso non c'è neanche più sudore c'è più opacizzazione cioè ha ah, opacizzato la lente andate a vedere le prime immagini del gioco è tutto più offuscato è tutto più eh, no è come se ci fosse la condensa è quella la, la, la differenza di grafica. Non c'è neanche più sudore perché più sudore degli ultimi anni parevano tutti inzuppati in una vasca. Quindi non poteva metterci più sudore. Ha opascizzato la camera. E quella è la nuova. Io sono esterrefatto. Comunque, 7-6. Vantaggio per i Philadelphia 76ers, pallone per i Detroit Pistons, ancora Dennis Rodman contro Sven Schulze, ultimi 10 secondi dell'azione, si va da Rip Hamilton, blocco del Verme, tripla Rip Hamilton, canestro di Rip Hamilton e Detroit passa avanti sul 9-7, come gliel'hanno fatta brutta quella maschera a Rip Hamilton, pare il visore VR di Apple quando tiri ricrea lock in digitale, Greer sotto per Big Bang Wall, no per Joel M. Che contro Big Ben Wallace va a appoggiarne due però non è molto realistico che Ben Wallace rimanga proprio fuori tagliato in questa maniera qui Quatt quarto punto se non vado errato di Joelle nella partita, attenzione perché Rip Hamilton ha appena segnato questa la sbaglia, rimbalzo di Allen Iverson e allora si rimane ancora in totale parità a quota 9 Schulze, Embiid, Greer vediamo se innescano un pick and roll, no, ancora Greer sale Malone, riceve ma da lì è poco pericoloso, allora si va da di answer. vediamo se arriva il pallone sotto in bid contro Ben Wallace si gira in bid non salta Ben e eh, però ragazzi quello è Ben Wallace e eh, però io gli voglio bene ma quello è Ben Wallace cioè non è possibile che venga uccellato in questo modo qui Big Ben Wallace in è forte eh? c'è anche la faccetta rossa però dai onestamente onestamente dice, vice: wow, io compro giochi digitali al 17, ci sabito la situazione dopo un po', capisco anche il fetish per le versioni fisiche. Ma anche perché io ho proprio, ora ve la farò vedere anche, una sezione della libreria con tutti i giochi del quasi gaming, no? Da NBA 2K20 in poi, e, e da ora in poi si interrompe, è brutta questa, questa cosa. Bo, ho visto che c'è eh, Aliup intanto per Grant Hill ho visto che c'è la copia fisica soltanto ehm, de, dell'edizione WNBA eh, però eh, come facciamo Comunque 11 pari. Ancora Greer dal palleggio, taglia Embed. È uscito Ben Wallace, è entrato Bob Lanier, che è stato grande protagonista per i Pistons. Siamo entrati nell'ultimo minuto del primo quarto. Ancora Greer, palleggio, arresto, scarico. Embed, Malone. Greer prova ad andare fino in fondo, ultimo secondo fallo? No, infrazione di 24. Stavolta grossa difesa da parte di Detroit, che piano piano sta cominciando a prendersi la partita. Per ora lo script è molto simile rispetto alle ultime uscite di Detroit e parte lentamente e poi sull'ingresso di, di Bob Lanier prova anche a cambiare ritmo è entrato anche Ben Simmons eh? sono curiosissimo di vederlo subito accoppiato contro Isaiah Thomas Joe Dumars, blocco di Lanier scarico giocata perfettamente primi due di Bob Lanier che guarda caso valgono il vantaggio per Detroit 13-11 anche il 2K19 ho fatto dei video, davvero? Ma come mai? Ah, perché il 2K19 è 2 di Ben Simmons, attenzione a Ben Simmons. Il 2K19 non c'era ancora il quasi gaming, ma c'era la serie precedente in cui giocavo addirittura io. Pensa, pensa che tempi, pensa che momenti, va bene, Isaiah Thomas sotto per Bob Lanier, la non difesa di Joel Embiid ora sta diventando un problema per, per Philadelphia. ci prova a tutto campo, Ben Simmons, Ben Simmons, no, non gliela danno boh, guarda questo è questo il miglior giocatore del gioco, io lo sapevo, io lo sospettavo, è immotivatamente il miglior giocatore del gioco? È buona! è buona! Ben Simmons da tutto campo È buona Non ci hai capito una mazza cinese Cinese Hai fatto il miglior giocatore del gioco Uno che manco è più un giocatore di pallacanestro Cinese Hai visto? 15-13 La tripla di... Eh, io lo sapevo Io lo sapevo E finiva così Io lo sapevo Questo è ingiocabile È finita Eh, non c'è niente da fare Non c'è niente da fare Siamo a 5 punti lui ha giocato due azioni, ha toccato due... ma chi è Donci? C'è quello dietro in cravatta. Ha giocato due palloni e ha fatto cinque punti. Io... boh, non lo so, non lo so, non so che dire. Nel 2019 ho fatto la serie estiva tra Lakers e Celtics, è vero, quella con i giocatori all time, è vero, è vero. Non vi ha già messa una tripla a tutto campo Ben Simmons. Dice, dice Andre App. Ci sta, ci sta. Qui ci sono i, i cultori, proprio i, i detentori della memoria del torneo dei sub. Forse ci sapranno dare una mano. Io ovviamente non mi ricordo una mazza, perché io, la mia memoria è quella di un pesce rosso. Comunque, 15-16 ora c'è Iverson che dice: però scusate, io sarei Allen Iverson e quello è Ben Simmons. E, e infatti Allen Iverson sbaglia dopo che Ben Simmons a 5 punti col 100% dal campo. Con la trifla a tutto campo e Joe Dumers per Grand Hill Philadelphia è avanti a questo punto per forza di cose Isaiah Thomas dai blocchi ne porta uno Bob Lanier che poi attacca sul fondo che cosa è successo è stato stoppato ma il pallone è di Philadelphia com'è possibile questa cosa scusate eh. allora se era fallo era palla di Detroit se è stato stoppato era palla di Detroit. E... Boh, comunque è entrato Chamberlain. E, e Iverson ha sbagliato un altro. Con Ben Simmons al 100%. Io... <ride> non so, non so. Però nel frattempo Bob Lanier prende in velocità Will Chamberlain. E va a segnare il 17-16. Sarebbe anche una bella partita, tutto sommato. Il problema è che succedono delle cose. Comunque, il dottore... Iguodala, è entrato anche i Guadala dalla panchina Chamberlain fuori dalla linea dei tre punti. Il dottore ci sarebbe Iverson laggiù nell'angolo, il dottore si prende il gancetto come Mason Rocca e va a segnare il 18-17. Eh, ci conferma Food Gamers TV: giocava con lui ben Simmons. aveva già segnato da tre punti. Eh? Quindi ha segnato più, più triple qui nel, nel gioco e non nella realtà, praticamente giocando tipo due partite qui. Eh, Joe Dumas fino in fondo Segna col fallo! Ha, ha giocato tipo tre azioni da dopo che aveva, avevano fischiato, però gli hanno dato continuità e quindi ci avrà anche il tiro libero e manda avversario per il 20 a 18. Ok vantaggio Detroit Pistons. Eh, è uscito Ben Simmons giustamente perché poi a quel punto dopo aver fatto, dopo aver avuto l'impatto che ha avuto, allora leviamolo. Iguodala fino in fondo sbaglia, rimbalzo di Bill Laimbeer che è tornato nel frattempo. 20-18 per Detroit, Horry Hamilton che se la picchietta su un piede e allora il dottore recupera. Virata, arresto, errore Will Chamberlain, colta in offensivo. Attenzione a Will Chamberlain che quando ha giocato con i Golden State Warriors, quest'anno ha dominato letteralmente. Qui a Philadelphia non mi ricordo se nella rotazione originale aveva pochissimi minuti o addirittura nessun minuto, quindi comunque non si era visto. Lambert contro lo stesso Chamberlain va a segnare. E ora è un botta e risposta da una parte e da quell'altra. 22 Detroit Pistons, 20 Philadelphia 76ers e ora se la giocano proprio HD Answer dal palleggio. Prova a ubriacare Isaiah Thomas, poi va dai Wad. Blocco di Will Chamberlain, Iwodala nell'angolo per il dottore che non tira, poi fa uno step back. Si prende una tripla 10 volte più difficile di quella di prima, perché nel frattempo il difensore aveva recuperato, e segna il 23 a 22, il dottore. Joe Doom. io mi limito a, a fare proprio la descrizione di quello che succede. Eh? Joe Doomers per Rodman è accoppiato contro Sven Schulz. Prova a batterlo dal palleggio, poi indietreggia. Tiene vivo il palleggio, tirerà da tre punti. No, si va da Joe Doomers contro il dottore, tre punti sulla sirena. Errore rimbalzone di Will Chamberlain che sta dominando lì sotto. Schulz ancora per Allen Iverson, che se non mi sbaglio è ancora a quota zero il dottore dal palleggio si allontana Chamberlain si arresta il dottore, il passo e tiro l'errore famoso Julius Irving che batte a rimbalzo due volte Dennis Rodman e poi si appoggia a tabellone e sbaglia due volte come Gasol Dumars da tre punti sulla mezza transizione per il controsorpasso Detroit Pistons 25 a 23 siamo negli ultimi due minuti e 18 del secondo quarto e arriva provvidenziale un timeout Out per interrompere questa cosa che stava succedendo. 25-23. È tornato Moses Malone, è tornato Ben Wallace, quindi ora quintetti molto simili a quelli di partenza se non addirittura proprio quelli di partenza Greer è tornato anche in bid, si va da Iverson contro Chansey Billups sale Joelle a portargli blocco, di Enzo dal palleggio, tripla, primo canestro se non vado errato per Allen Iverson vantaggio per i Philadelphia 76ers 26-25 però se posso fare così un pronostico, io se fossi in Philadelphia proverei tutto per. Soprattutto per provare a allungare il prima possibile, perché se ti porti in fondo Detroit sul punto a punto, eh, io non ci vorrei avere niente a che fare con Detroit sul punto a punto. Grande giocata di Chansey-Billups per liberare il taglio di Big Ben Wallace che s'appende al ferro a farfalle. Joel Embiid e Detroit avanti, 27-26. Ancora in bid contro la Poi c'è Schulze. Sale anche Greer. Riceve in bid. Poi Iverson ha appena segnato Greer. Ultimi 8 dell'azione. Attacca dal palleggio contro Grant Hill. Poi risale Allen Iverson contro Chansey Billups. Deve forzare ora sulla sirena dei 24 di Ensuer. E questa è una gran giocata da Allen Iverson. 28-27. Vantaggio di Ensuer. Vantaggio Philadelphia, Stiamo entrando nell'ultimo minuto del primo tempo. Grant Hill per Dennis Rodman tutti fermi per ora nell'attacco di Detroit. Si va da Chance Billups, va via Ben Wallace, blocco Rodman, attacca Billups, ci sarebbe Grant Hill, trovato Rodman, atterrato da Sven Schulze, saranno due tiri liberi. Probabilmente lì era meglio lo scarico nell'angolo, c'era cioè Grant Hill libero. Sbaglia invece il primo tiro libero Dennis Rodman. 28-27, ancora dentro il secondo, per cui totale e assoluta parità a quota 20 e a questo punto tutti noi siamo qui soltanto ad aspettare il secondo ingresso nella partita di Ben Simmons. Iverson, blocco di Embiid, altro blocco volante, tripla di Iverson, errore di Iverson nel rimbalzo di Rodman. 28 pari, non può arrivare fino in fondo. Detroit c'è una discrepanza di circa 6-7 secondi col cronometro del primo tempo. La Bir, fallo di Moses Malone. L'Ambirre comunque a livello offensivo ha grande impatto eh, nei minuti in cui gioca. L'ha fatto contro Moses Malone, l'ha fatto contro Will Chamberlain, giocatore molto solido, molto grosso, molto attivo, 29-28 con l'1 su 2 dalla lunetta e ora sì che Filadelfia può tecnicamente arrivare fino alla fine del primo tempo. Iverson pronti Malone e bid a portargli il blocco Ultimi 10 secondi in arrivo Ancora di Enswer Sale Greer che attraversa la lunetta Poi Embid a portare il blocco Iverson 3 punti Di Enswer L'errore ragazzi malen Iverson Ma veramente facciamo Ma scusate eh, Ma io non è che voglio Però ma do dove so Ma è possibile che Iverson sia 2 su 7 dal campo E Ben Simmons 2 su 2 Ma in tre minuti, tra l'altro, e Iverson ha giocati 11. Io, boh. Comunque Mbide forse candidato MVP con 6 punti, 2 rimbalzi, 3 su 3 dal campo, anche perché Ben Simmons ha giocato solo 3 minuti, se no sicuramente sarebbe stato Ben Simmons l'MVP della partita e dico alla Mbir, 7 punti, 5 rimbalzi, 3 su 4 dal campo, direi nettamente MVP, però attenzione anche a Bob Lanier e poi nel finale si sa che normalmente Chansey Billups va per la partita. Detroit è comunque avanti 29 a 28, è stata una partita molto combattuta fino ad ora. Che onestamente Philadelphia avrebbe potuto anche spaccare con l'ingresso di Ben Simmons. E però gli hanno dato solo 3 minuti ai porro Ben Simmons. Che li ha dominati. Ma chiaramente non potevano bastare per infilare un parziale decisivo e determinante. Va avanti, un chiuso e hanno quelli lì dietro. O come è possibile, questa cosa? 29-28. Siamo pronti a ripartire. E chiaramente lo si fa con i quintetti titolari. Ancora Iverson che ha sparato a salve nel primo tempo Sven Schulze è copiato contro Rodman sotto per Embiid, su di lui c'è Ben Wallace si gira Embiid allora, Embiid è un grande giocatore io non ho niente da dire a livello offensivo soprattutto quando non si tratta di vincere una partita in porta, è un gran giocatore però quello è Ben Wallace, cioè per il momento non se ne sta neanche accorgendo Embiid di avere davanti un difensore, invece ha davanti Ben Wallace, tripla nel frattempo di Shansi Billups che va a segnare il 32-30 e quindi di nuovo eh, sorpasso e controsorpasso. Embid dal gomito contro Ben Wallace. Prova un paio di virate. Vediamo se si butta indietro. No, va da Greer che prova a riattaccare. Poi embid contro lo stesso Ben Wallace attacca dal palleggio. Salta la embir. Moses Malone riesce in qualche modo a evitare i tentacoli di Ben Wallace e di Bill Embir E va a segnare ancora il 32 pari ennesima situazione di parità nella partita Rip Hamilton, Ben Wallace Rip Hamilton, vediamo se sale anche Bill and O se si lavora per l'uscita dai blocchi di qualcuno ancora Hamilton dal palleggio un tentativo contro Moses Malone che però arriva come Batman e cancella Agnosa e allora Philadelphia poi sulla resa dei conti offensiva Sven Schulz per lo stesso Moses Malone, vantaggio 34-32 timidi tentativi di prendere in mano la partita da parte di Philadelphia che ora controlla 4 e 19 dalla fine del terzo periodo blocco Ben Wallace attacca Chansey Billups ancora per ecco questo invece è molto più in bid cioè non difendere una mazza e concedere sul pick and roll la bimane a Big Ben Wallace però il fatto che Ben Wallace abbia fatto le cose migliori in attacco piuttosto che in difesa ti fa capire questo gioco se posso dire benissimissimo. Non è fatto. Greer blocco di Moses Malone, arresto, tiro long 2 importante, botta e risposta 36-34 per i Philadelphia 76ers. Con Detroit, che per ora non sta mollando di una virgola, Rip Hamilton per Chance Billups vuole attaccare subito di prima interruzione, ma Iverson è velenosissimo. E poi Moses Malone, lo chase down al tabellone, grossa azione difensiva da parte di Moses Malone, che poi è il primo a rientrare, ma gli arriva in ritardo il pallone. Allora si vendi a Billa Embir che lo va a stoppare 36-34, grossi gesti agonistici ora in questo terzo periodo. Big Ben wow, fallo di Rip Hamilton ai danni di Allen Iverson che finisce per le terre. E allora, Philadelphia sul più due recupera anche il possesso difensivo 36-34. Siamo alla metà del terzo periodo. Sale Moses Malone. Poi il Dottore, si va dentro da Embiid e accoppiato contro Bill Laimbeer. Si beh, è il signature move, buttandosi indietro Joel Embiid scheggia il secondo ferro e arriva l'errore da parte di Embiid. Dennis Rodman per Chanzi Billups capisce tutto, però Di Ensor che va a recuperare e va a lucrare anche il fallo di Chanzi Billups che vuole fermare il contropiede e gli danno l'intenzione. Che cosa? E ha sbagliato il tiro libero. Che sta succedendo? Scusate, eh? cosa sta succedendo in questa partita? Iverson che sbaglia va bene 34-30. Io ormai siamo a luglio, io a luglio di solito finisco la, la disillusione. Cioè per i primi mesi dico, "Va, ah, però guarda che gioco quest'anno in realtà, poi peggioro, 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 a luglio sono già completamente disilluso e quindi accetto tutto e mi bevo qualsiasi cosa. Iverson ancora, chiude il palleggio e deve forzare, tre punti con l'errore, rimbalzo di Dennis Rodman, 36-34. Se non fossero pari sarebbero arrivati Petrucci Carmelo eppure Bobo Begnis, dice Lake Pass NBA settimana scorsa. È vero, io spero che, che non succeda niente di, di simile perché anche se siamo vicini alla parità sarebbe tremendo. Chanzi Billups, blocco, arresto, tiro, due e pari a quota 36 a un minuto e 50. E questo è il modo di giocare di Detroit. Ti tiene lì, ti tiene lì, ti tiene lì e poi prova a dare la zampata finale. Per ora gli è sempre riuscito. Vediamo oggi, Schulze per il dottore, poi Iverson, siamo a un minuto e mezzo circa dalla fine del terzo periodo, Embiid per Moses Malone, difficile, dall'angolo come John Ciccio Turner, 38-36 vantaggio Philadelphia 76ers e però io voglio Ben Simmons non so perché ancora non l'hanno rimesso Chansey Billups con la tripla all'errore, rimbalzo di Joel Embiid ora Philadelphia sta provando a allungare, Sven Schulze vediamo se gli dà il pallone in velocità Embiid! Va a schiacciare col fallo di Lambir che non la piglia bene, io starei attenti però a fischiare Veteose qui a Bill Embiid siamo anche contro, contro i Pistons qui viene fuori Malissa The Palace, io ve lo dico. Ci sarebbe MBT in lunetta 40-36, un po' di cambi da una parte e da quell'altra. Segna Joelle, 41-36 ed è il primo allungo significativo nella partita. Più 5 Philadelphia 76ers, prova subito a ricucire. Chansey Billups da campione nel primo momento di difficoltà di Detroit. Segna subito la tripla del meno 2, ragazzi. Con Chanzi Billups te non ci puoi avere niente a che fare. Iguodala, vediamo se provano a cavalcare Embid ancora a spalla canestro contro però stavolta Bob Lanier va ancora Embid un paio di palleggi poi si accentra, riapre il dottore tre punti, Embid con rimbalzo e due ancora di Embid che sta dominando gli si sono accesi anche i piedi con una bandiera 43 a 39, il terzo quarto di Joel Mappenamid il terzo quarto di Joel Embiid. Vediamo Chanzi Billups che ha appena messo una tripla. Ci riprova e sbaglia. Rimbalzo di Embiid che ora è anche il papabile MVP in questo momento. Poi si va a vedere anche le statistiche a fine terzo quarto. Iverson, potrebbero arrivare praticamente fino in fondo i Philadelphia 76ers, vediamo se tira lui o se cercano Embid con i piedi accesi. Iverson, blocco di Embid, tira di Enswer, tre punti importanti. Allen Iverson e allora il terzo quarto è tutto di matrice Philadelphia 76ers che chiudono avanti 46 a 39, anche se non è entrato Ben Simmons. E eh, questo comincia a essere un allungo interessante, sono molto curioso se Detroit recupera anche questa, ragazzi, io penso che Detroit vinca il campionato, perché a questo punto vuol dire sono imbattibili. Vediamo un po' di statistiche, 13 rimbarsi, 2 assist con 6 su 7 dal campo di Joel Embiid, che non si è neanche accorto della presenza di Ben Wallace dall'altra parte, 10 di Chance Billups, 7-6 una stoppata di Bill Embiid. Sono molto, molto molto curioso di vedere come andrà questo quarto periodo. In bit dei playoff non ha mai giocato così, dice Raffaele. E eh, però in Cina probabilmente sì. Capito, noi non possiamo non possiamo sapere, i cinesi guarda solo la regular season. Esatto. E poi, e poi fa i playoff sul gioco, eh, capito? Li, li, li simula sul gioco. È entrato Simmons! Attenzione! È entrato Ben Simmons. Più 7 e Ben Simmons in campo per i Philadelphia 76ers. È entrato anche Will Chamberlain. Rip Hamilton, intanto sale Bob Lanier a portargli blocco. Attacca Rip Hamilton. Prova ad andare sul fondo. C'è anche in bid da quelle parti e va in aiuto. L'errore e il rimbalzo di Will Chamberlain. Occhio ai Sixers, c'è Ben Simmons che prova a gestire lui direttamente dal palleggio, c'è un mismatch sotto canestro per Embiid, si staccano un paio di aiuti, vediamo se Embiid riapre. Iguadala, tre punti importanti, costruiti benissimo da Joel Embiid, più 10 Philadelphia 76 Sixers. Posso dire, intercetto difensivo, che questo tridente Ben Simmons-Will Chamberlain-Joel Embiid da 4 mi fa molta paura? Per quel che riguarda i Philadelphia 76ers, anche per, anche per le prossime partite eventualmente. Isaiah Thomas, su di lui c'è lo stesso Ben Simmons e quindi è molto difficile perché Simmons è praticamente alto come un centro, sotto Joe Dumars, però attenzione a dare per morti i Detroit Pistons perché sono nettamente la squadra più cattiva di tutti i giochi. Tre punti di Joe Dumars, meno sette, i Pistons sono vivi, attenzione. Saluto Odario31, mi ha detto Twitch il primo messaggio. A volte, quando me lo dice, l'errore. Intanto, il primo errore nella partita da parte di Ben Simmons, il tiro più facile nettamente di tutta la sua partita l'ha sbagliato. 49-42, attenzione a Joe Dumars, 3 punti. Errore, rimbalzo. Ben Simmons, che comunque si rende anche utile in tante piccole cose, qui va anche al rimbalzo blocco di Will Chamberlain, scarico di Ben Simmons, 2 di Ragazzi. Questi sono, questi... ma perché non lo? Presi io, per perché non ho preso? Io, io dovevo prenderli con Ben Simmons da play, Embiid da 4 e Will Chamberlain da 5, io dovevo prenderli. Eh, quello del gioco è il Ben Simmons dei video estivi, ma infatti siamo a metà luglio, capito? E lui è nel suo, nel suo habitat naturale. Se i playoff si fossero giocati a gennaio, lui era rotto probabilmente. 51-42 da San Giovanni in persiceto. L'errore ora e il più 9 palla in mano di Filadelfia comincia a essere un vantaggio molto importante. Ancora Ben Simmons dal palleggio. Il fallo di Bob Lanier che cercava il pallone, ma Ben Simmons ha anche un discreto ball handling in questa situazione. C'è Sven Schulz a rimettere. Siamo negli ultimi 4 minuti di partita, potenzialmente. Il dottore. Sul di lui c'è Grant Hill, attacca, si gira, ci sarebbe Sven Schulz dall'altra parte. Ultimi 4 secondi. Il dottore contro Grant Hill, il dottore dalla Ben Simmons e ci tira fuori un'altra tripla. Rimbalzo Bob Lanier. preso i Lakers. Io rispondo a League Pass NBA: ho preso i Lakers, ma probabilmente ho sbagliato. Mi sono fatto convincere dal fatto che erano in semifinale, quindi mi bastavano due partite. Ero molto indeciso tra Lakers, Bulls, Oklahoma City. E alla fine mi sono fatto convincere, perché hanno più opzioni di... rispetto agli Oklahoma City anche rispetto ai Bulls. Boh, vedremo. Comunque, Ben Simmons, più 9 palla in mano. Il dottore ci sarebbe Moses Malone contro Dennis Rodman. Spalla a cane, ma gli viene via. Ma capisci che quelli sono Ben Wallace e Dennis Rodman e gli vengano via come se niente fosse? Capite che questa cosa non è normale? Possiamo farla? Non dobbiamo normalizzare tutto questo. Joe Dumars contro Ben Simmons, grande canestro da parte di Joe Dumars. 44-53 c'è uno spam di Simoni in chat, il dottore. Ultimi tre minuti potenziali di partita, arresto e tiro contro Grant Hill errore, rimbalzo di Bob Lanier, sono tre i possessi tra le squadre, ora devono affrettare i tempi un po' i Detroit Pistons, Joe Dumers contro Ben Simmons, si appoggia e sbaglia, rimbalzo di Dolph Chase, non si mette bene per Detroit, Simmons nell'angolo per Greer, ci sarebbe Moses Malone, si torna da Simmons, poi Dolph Chase. Contro Dennis Rodman, un paio di finte. Moses malò. Attenzione, ah, se, no, se la prende. Io ti giuro che se la prende. No, non fa. Con lo step back! La tripla di Ben Simmons. No, no, la tripla di Ben Simmons. Con la mancina e lo step back sarebbe venuto giù ogni bene qui a Philadelphia, i, I Wells Fargo Center. L'errore di Ben Simmons. Ma Philadelphia è avanti 5-5 4-4. Non è finita. Però mancano due minuti, è veramente molto difficile per Detroit che qualora non ce la dovesse fare avrebbe comunque fatto qualcosa di incredibile in questi playoff partendo addirittura da gara 1. Però attenzione perché Chansey Billups ha tutt'altra idee e va a segnare il meno 8, 55-47, tripla di Chansey Billups. Ora addirittura c'è Ben Wallace contro Allen Iverson che prova a attaccarlo dal palleggio e però Ben Wallace lo stoppa giustamente e allora i Detroit... Pistons hanno ancora una possibilità. 55-47, 1 minuto e 45, Salary Pamilton arriva a Lambeer, gli porta un blocco, ci riprova Chanzi Billups e segna ancora Chanzi Billups. Io non so se avete guardato i Godala in panchina che co con le braccia proprio detto "Eh, ma allora, tripla e contro tripla di Chanzi Billups è un accoppiamento definito ormai Ben Wallace contro Allen Iverson e c'è Chanzi Billups contro Joel Embiid. Non so perché l'errore di Iverson, il rimbalzo di Malone non una selva di mani, il fallo chiamato da Carmelo, posso dire che se non fischiavano questo fallo qui, secondo me Detroit, ma ora c'è due tiri liberi, possono tornare a più 7 i Sixers, insomma la situazione è già più tranquilla, ma altrimenti vedi più 7, altrimenti sarebbe stato più 5 per Philadelphia e palla in mano Detroit, eh? non lo so come si metteva. Chanzi Billups è riduce da due, triple, vediamo se ne, ne tira una terza, no, si va da Ben Wallace, sotto per Billa, ci avviciniamo all'ultimo minuto, Ben Wallace, Chanzi Billups, un paio di blocchi, il resto è tiro da due, questo lo sbaglia, rimbalzo di Joel Embid, ultimo minuto di partita. Più 7 Philadelphia 70 Sixers, il taglio da parte di Al Greer che poi non si prende il tiro. Ora giustamente i Sixers non vogliono neanche affrettare troppo la conclusione sotto per Embiid contro Ben Niente, niente, se ne guarda, gli mangia in capo, gli segna da tutte le parti. Ragazzi, ma quello è Big Ben Wallace, uno dei più grandi difensori di tutti i tempi. Il canestro comunque di Embiid, e a questo punto direi che è quasi fatta per la vittoria dei Sixers. Si interrompe qui la striscia di Detroit. Bisogna però fare grossi complimenti: fallaccio di Embiid a Lord Edder che ci ha fatto divertire per tre settimane. Ci ha provato. Guarda, guarda Rodman lì contro Embiid, guarda come ti entra sotto pelle, guardate, No, si è rigirato, va bene. Dicevo i complimenti a Lord Edder Sono d'obbligo Perché comunque ci ha provato fino alla fine E ha vinto due partite Cosa che ai playoff non è facile per niente Passano il turno però i Philadelphia 76ers e quindi Matteo lo rivedremo con i Sixers. Chissà se con la stessa squadra oppure no, poi dopo se ne parla. Settimana prossima per gara 4. Sven Schulz dalla media, il sigillo sulla partita. Gioca una buona partita anche Sven Schulz, eh, come sempre di fatto, tutte le volte. 61-52 ci prova ancora Chanzi Billups e lo sbaglia. Probabilmente sarà questo il risultato finale. Passano i Philadelphia 76ers si interrompe il cammino dei Detroit Pistons. Piangete senza i miei bad boys, dice, dice Lord Edder. Che ha giocato, devo dire, una grande stagione. Se l'è combattuta fino alla fine con Detroit. E io, se fossi arrivato in una posizione un po' più bassa, sicuramente avrei preso i Pistons perché sono una squadra che ti dà veramente tutto quello che ha a disposizione. È finita così, 61 a 52 e bisogna calcolare gli MVP. Allora, l'MVP. Allora, di qua non c'è nessuno, mi sembra, che è attenta a quota 30 di valutazione il libro dei record. E da quest'altra parte, 15,8 fa 23 e 3 fa 26. Meno 2 fa 24. Meno 1 fa 23. 23 da parte di MBID. Io credo che... Bada, Sch Bada Schultz e partita che ha fatto, 5-6 e 4 assist, però 20-23 penso che sia imbattibile. Per cui l'MVP della partita è a tutti gli effetti Joel Embiid. Allora, cominciamo ad aggiornare. Risultato finale 61-52. Per cui, per cui, Philadelphia 61, Detroit Pistons 52, di conseguenza, qui ci dobbiamo mettere il login dei Philadelphia 76ers e il nome di Matteo. Aspetta, poi dobbiamo allargare la cella perché sennò no un ci entra. Oh, Eccolo. Eh, qui bisogna togliere i bordi che non ci interessano, per cui settimana prossima avremo, avremo eh, i Golden State Warriors di Giovanni Freda in casa, in casa contro i Philadelphia 76ers di Matteo 010802. Come vedete Matteo ha la testa di serie numero 7, quindi darà per primo la formazione e poi Giovanni, avendo la testa di serie numero 3, potrà darla vedendo anche la formazione dell'avversario. Settimana prossima è una bellissima partita. Come quella di oggi, forse potenzialmente sulla carta anche di più. Ma chiaramente, ora cominciano a esserci in assoluto le squadre, le squadre, le squadre più forti. Ehm, L'MVP è Joel Embiid. L'MVP è Joel Embiid, allora intanto aggiorniamo, andiamo con calma: i Detroit Pistons si fermano a quota 4-6. Hanno fatto comunque una stagione incredibile. Philadelphia arriva a quota 3-6, che però è un po' bugiardo come record perché la rotazione dei Sixers faceva veramente schifo quella che, che dava i cinesi. Quindi da ora che è, è in gestione umana, secondo me è una squadra potenzialmente molto, molto, molto più forte. Quindi Detroit comunque diventa perché è eliminata. Di qua ci inseriamo Joel Mbid, lo inseriamo qui al primo titolo di MVP: Joel Embid 01 e ci mettiamo il login di Philadelphia. E poi bisogna far diventare in rosso tutti quelli di Detroit che non possono più essere MVP perché Detroit è stata eliminata. Quindi Bob Lanier che si ferma a 0-2, poi abbiamo Chancey Billups che si ferma a 0-1 e poi abbiamo Rip Hamilton che si ferma a 01 Aggiorniamo anche qui, aggiorniamo anche qui, anche se non ci dovrebbe essere niente da aggiornare, esatto. E quindi questa, questa signori è la situazione attuale. È, è, è vi devo, dire, vi devo dire, si comincia a entrare nettamente nel vivo della questione. Sabato prossimo, gara 4, sarà un mese esatto che sono cominciati i playoff e saremo a metà. Dopo la partita di sabato prossimo saremo a metà perché i playoff durano 8 partite e quindi dopo quella di, di settimana prossima saremo all'esatta metà. Ehm, dice Sette Gianni. Finora promettiamo tutto giusto. Forse anche la prossima. Ma poi non saprei dire che arriva in finale contro Oheisi. È molto 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 difficile. Anche perché poi Oheisi è gestita da Raffaele, il campione dei campioni del torneo dei sub. Quindi no. Tignosità contro tignosità. C'è Westbrook, diventa, diventa complessa. Non hanno vinto 6 su 7 i Thunder. Quindi sarà, sarà difficile, ma sarà anche molto, molto interessante. Ci aspettano ancora 2, 4, 5, 5 partite prima poi del finale, del finale di stagione. Va bene. Basta, allora signori, eh, domani dov dovrebbe, barra doveva uscire il lo speciale su Wendell Carter Jr., forse ci sono dei problemi tecnici, eh, quindi qualora non dovessi riuscire a sistemarli, faremo domani la live LBA. Che era saltata questa settimana, la, la faremo domani se non riesco a sistemarla in tempo. Lo speciale di Wendell Carter Jr. viene rimandato a martedì se invece tra stasera e domattina riesco a sistemare e niente, rimaniamo con quello. In ogni caso vi faccio sapere tutto su Instagram e siccome me l'avete anche già richiesto in più di una volta, vedrò di ricordarmi anche di mettere tutta la programmazione su Instagram nelle storie in evidenza domani/dopodomani quando esce la programmazione nuova della prossima settimana. Va bene? Basta. Eh, io vi dico grazie per esserci stati, per avermi fatto compagnia. L'appuntamento per gara 4 dei playoff del torneo dei sub è per sabato prossimo. Buon weekend, ciao!